Ritorniamo in telecronaca diretta per raccontarvi, secondi a questo punto, 40 minuti di amichevole fra Nocera e Melfi, il primo tempo che si è concluso sull'1-1 all'azione personale di Fabio Mazzeo al terzo minuto che ha portato in vantaggio i rossoneri, ha risposto con un eurogol sul calcio di posizione Simeri che da 30 metri ha colto l'incrocio dei pali alla sinistra di Alfonso De Lucia. Le due formazioni che sembrano rientrare in campo senza sostituzioni, ricordiamo i due schieramenti, la Nocera che si schiera con De Lucia da Faracchiosa, Diaguraga, Corapi, De Liguri, Garufo, Bruno, Negro, Pepe e Mazzeo, il Melfi con Volturo, Sgambato d'Angelo, Benci, Dermacu, Locci, Orlando, Cuomo in prota, Signorelli e Simeri. Melfi a manovrare questo primo pallone del secondo tempo con D'Angelo, il pallone in avanti, Diaguraga di testa a servire Pepe sul lato di destra, palla dentro per Russo, quindi c'è stata la sostituzione fra le fila rossonere, è uscito Vincenzo De Liguri, è entrato Nicola Russo. Ci smentisce subito Francesco. Sì, mister Auteri ti ha smentito subito, ovviamente la Nocera ancora più a trazione anteriore visto l'ingresso di Russo, probabilmente Pepe sarà indietreggiato a centrocampo. Nel frattempo calcio di punizione per la Nocera. Auto di destra riguardante l'attacco della Nocera, Corapi con il destro ad uscire, una sorta di corner corto, un uomo in barriera per Volturo, palla dentro, mette fuori la difesa del Melfi, poi va Michael Negro al tiro, l'intervento di Simeri, c'è stato un ululato di paura qui in tribuna, fortunatamente la conclusione di Negro non è stata così convinta, anche se l'intervento di Simeri scomposto ha fatto tremare non poco i polsi dei tifosi accorsi qui in tribuna. E non solo i polsi, in verità, per fortuna si è rialzato subito Michael Negro, nulla di che. Ci sarà questo calcio di punizione da posizione interessante, sulla sfera si sono portati lo stesso Michael Negro e Fabio Mazzeo, probabilmente sarà nuovamente Michael Negro a cercare la via del gol. Sì, posizione favorevole per, sia per il destro di Negro che per il sinistro di Mazzeo. Vediamo chi parte, va Mazzeo, il pallone che scavalca la barriera, Volturo fa buona guardia e da branca impresa. Arrivano anche dei timidi applausi dalla tribuna rossonera mentre si iniziano a riscaldare gli occupanti della panchina rossonera. Vediamo Andelkovic, Lettieri e Gavilan. Intanto Melfi in avanti. Interessante la manovra del Melfi che ha adoperato anche la formazione ospite, una soluzione passando al 4-3-3, anzi al 3-4-3 la formazione ospite, è entrato il numero 16 Conte, probabilmente al posto, vediamo al posto di chi, probabilmente al posto di uno dei due centrali di centrocampo, Locci o Cuomo. Intanto anche la Nocerina ha adoperato un'altra sostituzione, è entrato Ragni al posto di De Lucia. Nocera che si distende in attacco con Garufo, all'indietro per Bruno, palla in orizzontale per Corapi, passato a fare l'interno di centrocampo dopo l'uscita di Liguri, fermato però dalla retroguardia del Melfi, il pallone messo in orizzontale questa volta da Orlando, non ha buona sorte, uscito Cuomo per far posto a Conte fra le fila ospitato Mazzeo, il pallone in avanti per Russo. Il fuorigioco segnalato non sembrava esserci, comunque Russo che non poteva arrivare su questo pallone per la buona chiusura della difesa avversaria, Francesco. Sì, l'intervento difensivo del Melfi è stato apprezzabile, probabilmente la posizione di offside di Russo è stata segnalata in maniera errata, ovviamente parliamo sempre di partita amichevole, di arbitri o di terna arbitrale, se vogliamo dire così, che si sta divertendo insieme ai calciatori, nulla di che, nulla da rimproverare a chi sta prestando con questo caldo la propria esperienza, anche se in maniera amatoriale. Tanto nella Nocera è entrato anche Baldan al posto di Daffara, Nocera in attacco con Russo che va al tiro defilato sulla sinistra, chiude troppo il sinistro, pallone che termina sul fondo, è entrato Baldan al posto di Daffara, Nocerina che è passata al 3-4-3 in questa ripresa con la difesa composta da Chiosa, Diaguraga e Baldan, con Garufo che diciamo fa
la spola fra centrocampo e difesa sull'auto di sinistra. L'invio di Volturo lascia passare Diaguraga, poi in prota alla caccia del pallone lo recupera in mezzo a due, si destreggia bene, poi Diaguraga arriva a sradicargli il pallone. Balda, una perfezione di disimpegno, sgambato però recupera palla, anzi si tratta di D'Angelo. L'1-2 con Orlando, D'Angelo al limite dell'area, serie di finte di D'Angelo, pallone all'indietro. Chiosa recupera un buon pallone su Simeri, reclamano il fallo i calciatori ospiti, intanto Simeri rimane a terra. Un calcio di punizione, anzi in questo caso si sarebbe trattato di calcio di rigore al quinto minuto della ripresa, che l'arbitro Benevento non si è sentito di decretare, Francesco. Sì, sicuramente Corapi ha colpito il pallone, poi nell'impatto ha toccato anche la caviglia sinistra di Simeri, che è rimasta a terra. Nel frattempo il Melfi restituisce la palla a Ragni. Ragni che con calma fa riprendere le azioni in casa Nocerina. Baldan, il risultato sta bene alla Nocerina ovviamente. Baldan per Garufo, che è passato a fare l'esterno a destra in difesa. Garufo in orizzontale per Bruno, Bruno che serve ancora sulla sinistra Marco Chiosa, ancora all'indietro per Bruno, tentano di smarcarsi ma non in maniera convinta gli avanti lo sono. Intanto Simeri recupera palla su Bruno, riparte il Melfi con il neo entrato Conte al limite dell'area. Conte ancora per Simeri, arriva Chiosa a ripiegare in difesa e a mettere palla in calcio d'angolo. Un Melfi più propositivo in questa seconda frazione. Calcio d'angolo dalla destra di Ragni, dalla sinistra di Ragni, chiedo scusa, la destra dell'attacco ospite. Da segnalare che nei minuti della ripresa Garufo ha cambiato tre posizioni in campo. Nel frattempo un colpo di testa a liberare di Diaguraga a spazzare la propria area di rigore. Sì, l'arbitro vede il tocco del calciatore proveniente dal Mali, difesa alla Nocerina. Fallo laterale battuto Orlando, scivolata di Pepe, deve vedersela con Garufo che gli ruba tempo e posizione, subisce anche fallo il numero 7 in casacca bianca. Calcio di punizione in favore della Nocerina, subito battuto da Garufo sulla sinistra per Chiosa, che allarga ancora a sinistra per Michael Negro. Posizione di raccordo fra centrocampo ad attacco, Negro serve all'indietro per Alessandro Bruno, ancora in avanti per Negro, la sovrapposizione di Chiosa. Negro opta per il pallone all'indietro, ancora per Bruno, palla in avanti per Pepe, arriva Desiderio Garufo in sovrapposizione, Pepe tenta però la battuta a rete, pallone altissimo sulla traversa della porta difesa da Volturo. 7 minuti 20 secondi della ripresa fra Nocerina e Melfi, il risultato di parità 1-1, tutto nel primo tempo. Il gol di Mazzeo al terzo minuto, pareggiato al 43esimo da Simeri. A questo punto possiamo dire in pieno recupero del primo tempo. Sì, perché appena il pallone è andato a girare nella rete l'arbitro ha decretato la fine delle ostilità per il primo tempo, quindi possiamo considerare un 40 minuti più recupero anche in questa frazione. Batti e ribatti con la Nocerina che riesce a mettere a terra un buon pallone. Garufo, Bruno Garufo in avanti per Russo, fermato da Locci in maniera regolare. Poi è Signorelli nel tentativo di servizio verticale che vede rimpararsi il pallone. Ancora Locci per Signorelli che ha spazio davanti a sé, prova a sfruttarlo, poi si arresta, arriva Pepe a rubargli palla, fa ripartire l'azione della Nocerina. Bruno, la sventagliata sulla sinistra, la ricerca di Michael Negro, servito con il calibro, il calciatore ex Celano, vede la corrente Mazzeo, lo serve, il cross di sinistra di Mazzeo al centro dell'area di rigore. Locci di testa mette fuori. Poi sgambato al limite dell'area, perde un brutto pallone il Melfi. Bruno 1-2 con Negro, poi serve sulla sinistra Mazzeo. Mazzeo va a puntare l'avversario, Mazzeo ritorna sui suoi passi, il pallone sul secondo palo, Pepe il tiro al volo, poi ancora Russo dopo il rimpallo della difesa, pallone che termina l'MLM fra le braccia di Volturo. Abbiamo visto nella stessa azione due palloni veramente lanciati con il calibro, prima quello di Bruno per Mazzeo e poi quello dello stesso Mazzeo, anzi si trattava di Negro, poi di Mazzeo per Pepe, che purtroppo non è riuscito ad indirizzare il pallone verso la porta vista anche la presenza di un avversario. Intanto dobbiamo rettificare perché fra le fila del Melfi non è uscito Cuomo, che è andato
che sta ancora nella sua posizione di centrocampo. Sono stati cambi volanti, è uscito con il numero 5 Dermacu, Locci è passato a fare il difensore centrale ed è entrato al suo posto Conte. Negro al limite dell'area, allarga il gioco sulla destra per Pepe, che può puntare l'area di rigore. Arriva anche Garufo, servito sulla corsa, Garufo dal fondo, il pallone indietro per Russo, che di alluce spedisce lontano dalla porta difesa. Ha bestemmiato con il pallone, diciamola tutta. Volturo che striglia i suoi in difesa, nel tentativo di ricercare una maggiore attenzione. Volturo indica la posizione da tenere ai suoi, va al rinvio il portiere classe 91 di Aguraga, di testa, palla a campanile. Corapi non riesce a vincere il duello con Cuomo, poi Conte in avanti per Improta di Aguraga, ottima la sua giocata in fase difensiva, poi arriva il fallo di Cuomo che va ad atterrare Chiosa, che lo aveva saltato in elegante dribbling. Francesco, una partita che si sta non incattivendo, ma sta venendo fuori forse anche un po' di stanchezza, perché il sole davvero picchia forte. Sì, sicuramente la fa da padrona la stanchezza in questa fase del gioco. Siamo al decimo della ripresa, nel frattempo la Nocerini è in avanti, viene fermata la manovra rossonera, recupera la sfera Baldan che serve Bruno, Bruno in avanti per Russo, Russo di prima intenzione verso Negro che in qualche modo riesce a servire Mazzeo, Mazzeo non riesce a restituire la sfera all'attaccante salentino e riparte la manovra del Melfi. Sì, solo per un attimo, perché arriva Chiosa a contrastare in prote, a rubargli palla, poi è forse dello stesso Chiosa l'ultimo tocco, l'arbitro non è d'accordo con noi, decreto un fallo laterale per la Nocerina, subito battuto poi il Negro dal limite, il tiro contrato da Locci che accusa il colpo, Melfi che prova a ripartire, poi Garufo saltato per un attimo dal numero 13 d'Angelo, dal numero 3 d'Angelo, chiedo scusa, recupera la palla, Ragni non può prenderla con le mani, serve in orizzontale Baldan che allarga il gioco sulla sinistra per Chiosa, ancora nido per Ragni, Baldan per Bruno che scala fino alla propria area di rigore a prendersi questa sfera, Bruno in avanti per Negro, in mezzo a due riesce a guadagnare un buon pallone, a servire Garufo, poi serve per le vie centrali, ancora per Bruno, Mazzeo in posizione da trequartista, vede la sua posizione di Chiosa, lo serve, il pallone servito all'indietro per Corapi, Negro l'1-2 con Mazzeo al limite dell'area, Negro ancora al limite dell'area, il pallone per Pepe, il tiro, anzi si trattava di Russo, il tiro e la buona parata di Volturo che con un colpo di reni alza sulla traversa, calcio d'angolo battuto subito dalla Nocina, Mazzeo per Pepe, ancora per Mazzeo con il sinistro, il cross sul secondo palo di testa, Locci prolunga la sfera fra le braccia di Volturo, una buona manovra della Nocina. Sì, buona la manovra della Nocerina, ottimo l'intervento di Volturo che si è meritato anche gli applausi del San Francesco, ovviamente in coabitazione con il tiro di Russo. Volturo che va al rinvio lungo alla ricerca di Improta che deve vedersela con Diaguraga che sale più in alto, pallone messo a campanile di testa Corapi, Improta fermato poi da Diaguraga, pallone per Michael Negro che fa ripartire l'azione della Nocerina. Mazzeo sulla destra per Pepe, arriva di gran carriera Garufo, servito da Michael Negro dopo il pallone di Pepe, Garufo riesce a mantenere il pallone in campo, serie di finte di Garufo, il pallone indietro per Pepe, Negro di tacco per Mazzeo, palla dentro di Mazzeo, ancora per Michael Negro, arriva l'intervento di D'Angelo, forse in gamba tesa, mettere il pallone in calcio d'angolo per la formazione di mister Rauteri, dalla sinistra di Volturo, Pepe con il destro ad uscire metterà il pallone in gioco, parte Pepe, pallone sul secondo palo dove arriva Baldan che di controbalzo non arriva a colpire in maniera adeguata, pallone che termina alta sulla traversa. Francesco, nell'occasione Baldan dimenticato dal suo diretto marcatore. Sì, dimenticato letteralmente dal suo diretto marcatore, ma da dimenticare anche la conclusione di Baldan, ovviamente. Ci aspettiamo altri numeri dal calciatore scuola Milan, quest'anno tra i migliori in assoluto come rendimento e come costante per tutto il campionato. Tanto fra le fila dei
degli ospiti, è uscito dal campo numero 10 Signorelli, è entrato Lombardi N. Il rinvio di Volturo direttamente in fallo laterale, cambi volanti, dobbiamo stare davvero con gli occhi aperti per cogliere tutte le sostituzioni. Garufo sulla tre quarti per Negro, palla dentro di Negro per Mazzeo, il fuorigioco ravvisato a Fabio Mazzeo, c'è tutto, rumoreggia la tribuna della Nocerina. Ha rumoreggiato perché in prima battuta non ha alzato la bandierina, ma lo possiamo dire, è stata una finezza dell'assistente, perché il pallone era diretto verso Russo, Russo ha lasciato la sfera per Mazzeo, l'unico calciatore in fuorigioco era Mazzeo, quindi in seconda battuta ha segnalato benissimo in questa occasione il signor Carusone. Tu dici che ha fatto tutto questo? Vabbè. Ha fatto un ragionamento da assistente di alta scuola. Fallo laterale per la Nocerina nelle retrovie, riparte da dietro la Nocerina con Baldan, Garufo in prota in pressing, Garufo per Corapi, evita l'intervento di Simeri, evita l'intervento anche di Lombardi, serve sulla sinistra Chiosa, all'indietro per Diaguraga, in verticale il pallone di Diaguraga per Corapi che lascia sfilare per Mazzeo, Mazzeo sul lato di sinistra deve vedersela con Lombardi, cede palla in orizzontale per Negro, il fallo di Lombardi su Michael Negro, calcio di punizione per la Nocerina, subito battuto Negro, pallone in avanti per Mazzeo, limite dell'area, Mazzeo vede la corrente, Negro lo serve, il pallone di ritorno, fa buona guardia però la difesa del Melfi che libera la propria area di rigore, poi Desiderio Garufo alla caccia del pallone riesce a recuperarlo, il pallone indietro per Bruno, ancora per Garufo sull'auto di destra, il cross al centro di Garufo da dimenticare, pallone recuperato da Conte prima che lo stesso termini in fallo laterale, Conte il pallone in avanti per Lombardi fermato da Bruno che recupera palla, Mazzeo limite dell'area, Mazzeo la conclusione di Mazzeo, chiedo scusa, di Michael Negro, conclusione leggermente fuori misura, la segue con lo sguardo Volturo. Sì, buona l'intenzione di Michael Negro, ha provato il tiro dai 20 metri, da rettificare il piede in questa occasione, ovviamente Michael Negro deve provare i suoi numeri, da qui a una settimana serviranno sicuramente alle sorti della Nocerina. Rinvio di Volturo, Diaguraga di testa in avanti per Nicola Russo sulla tre quarti, 3 contro 4, pallone allargato sulla sinistra per Mazzeo, Mazzeo con il destro a rientrare sul secondo palo per Negro, messo in calcio d'angolo da D'Angelo proprio poco prima che arrivasse in posizione utile per Negro alla battuta a rete, calcio d'angolo per la Nocerina sempre dalla sinistra di Volturo, sempre Pepe con il destro ad uscire, si occuperà della battuta numero 10 della Nocerina, palla nel cuore dell'area di rigore messa fuori da Locci, Garufo recupera palla, serve ancora Pepe sulla destra, Pepe sulla corsa di Garufo, sempre sull'auto di destra, il solito inesauribile Garufo anche in amichevole. In questa area di rigore si fa il colpo di tacco, non è la propria area di rigore, questo è giusto per ricordarglielo a Desiderio Garufo per il colpo di tacco Galeotto in quel di Sorrento. Calcio d'angolo per la Nocerina, Pepe sul primo palo in prota mette fuori Garufo, recupera palla per Corapi, Corapi perde qualche metro, poi rimette subito in avanti in verticale per Russo, sull'auto di sinistra Russo guadagna il fondo, il cross al centro di Russo contrato da Benci, perfezione il disimpegno Conte, Corapi mette poi palla in fallo laterale, effettivamente il colpo di tacco di Garufo a Sorrento che liberò poi la via al gol per la terza marcatura dei Costieri, fu una vera perla. Fallo laterale per il Melfi nella propria tre quarti, intanto arriva una sostituzione anche per la Nocerina, pronta ad entrare in campo con il numero 18 Manuel Lettieri, sostituzione che però avverrà alla prossima interruzione, l'1-2 fra Negro e Mazzeo, con Negro che va poi al tiro in porta contrastato, il pallone arriva fra le braccia di Volturo, andiamo al posto di chi entrerà Manuel Lettieri, Volturo al rinvio lungo dalle parti di Improta, Baldan di testa però serve praticamente Lombardi, il tiro di Lombardi, anzi si trattava di Conte, tiro di Conte con Ragni che deve indietreggiare di qualche passo per mettere palla in calcio d'angolo, calcio d'angolo dalla sinistra di Ragni, va Simeri con il destro ad uscire, intanto arriva il cambio, esce
Vincenzo Pepe, entra Manuel Lettieri. L'applauso della tribuna all'indirizzo di Pepe. Calcio d'angolo per il Melfi. Simeri dalla bandierina, pallone messo basso sul primo palo, palla che passa in qualche modo, poi Ragni la rincorre per tutta l'area di rigore, riesce ad addomesticarla. Sembrava un po' un bambino quando correva appresso alle palle pazze, quella che metteva 500 lire nel distributore. Sì, Carmine, hai pescato un ricordo dell'infanzia, praticamente sembrava un bambino che non sapeva che nella propria area di rigore poteva prendere il pallone con le mani, l'ha rincorso, va bene, ci sta anche questo dopo l'ottimo intervento di Ragni in precedenza. Sì, pallone aveva, a onore del vero, aveva preso un giro particolare dopo il contrasto sul primo palo. Intanto Melfi che si propone ancora in avanti con il fallo laterale di D'Angelo. Garufo su improta, palla a campanile, si lotta sull'out di destra per recuperare questo pallone che poi va a finire in fallo laterale, l'ultimo tocco di un calciatore del Melfi, nella fattispecie di D'Angelo. Fallo laterale battuto dalla Nocerina in orizzontale per Bruno nel cerchio di centrocampo, palla in avanti per Russo, ancora Bruno scruta il piazzamento dei suoi, serve Negro nel breve, Negro il pallone per Russo sulla destra per Corapi, all'indietro per Garufo, ancora dentro per Negro, al limite dell'area, Negro vede Garufo sulla destra, lo serve, l'aggancio di Garufo, il pallone ancora in orizzontale per Negro, palla ancora dentro per Garufo, fuori misura però il servizio del numero 9 della Nocerina, pallone che termina sul fondo quando la partita giunge al 21esimo minuto e 15 secondi della ripresa. Nocerina 1, Melfi 1, qui allo Stato San Francesco per questa amichevole che precede di una settimana e un giorno la partita d'andata dei playoff che si terrà sempre qui allo Stato San Francesco e vedrà affrontarsi le formazioni di Nocerina e Latina. Rinvio di Volturo messo in fallo laterale dalla difesa della Nocerina sul pallone. Conte lascia la sfera però a D'Angelo che rimetterà il pallone in gioco con le mani. D'Angelo in orizzontale per Locci, il pallone di ritorno per D'Angelo. In avanti per Improta, l'1-2, ancora Improta. Gioca bene il Melfi Improta che si destreggia in mezzo a due, serve su una sinistra Conte. Il pallone indietro per D'Angelo, in orizzontale per Orlando, ancora in orizzontale per Cuomo di Aguraga, limite dell'area. Recupera la sfera, la rimette in avanti appena possibile, recupera la palla la difesa del Melfi. Poi Mazzeo all'indietro per Chiosa, Nicola Russo in orizzontale per Alessandro Bruno, ancora in orizzontale per Negro, Corapi sull'auto di destra, Negro, Garufo, palla dentro di Garufo, messa fuori dalla difesa della Nocerina. Francesco, anche questo proporsi, questo continuo retrocedere a recuperare palla, lo stiamo vedendo anche in questo momento di Michael Negro, lascia ben sperare sulle sue condizioni. Sì, sicuramente sta giocando una buona partita Michael Negro. Vedo anche che viene servito molto spesso dai compagni di squadra, probabilmente serve su indicazione di mister Auteri farlo muovere quanto più è possibile. Tanto Di Aguraga non riesce a chiudere questa sortita del Melfi, palla in avanti di Simeri per Conte che fortunatamente per la Nocerina non riesce a controllare perché si era trovato la strada spianata verso Ragni, difesa della Nocerina che poi recupera. Bruno aggiustare palla sulla destra per Corapi che è passato a fare l'esterno di destra dopo l'uscita dal campo di Pepe. Corapi per Chiosa, ancora Bruno nel cerchio di centrocampo, Negro fra le linee, il pallone sulla sinistra per Fabio Mazzeo che parte in surplus, Mazzeo per Negro, vede la corrente Chiosa sull'auto di sinistra, lo serve il cross di Chiosa contratto in fallo laterale da Lombardi, calcio d'angolo per la Nocerina. Dalla destra di Volturo, vediamo, si porta Ciccio Corapi alla battuta. Con il destro a rientrare Ciccio Corapi andrà alla battuta di questo calcio d'angolo, intanto si ci abbevera a bordo campo. La rincorsa di
ancora, perché va la battuta pallone sul secondo palo. Volturo in presa alta, fa sua la sfera, intanto viene richiamato, viene richiamata l'attenzione di Milan Andelkovic e di Gavilan, saranno i prossimi ad entrare in campo. L'invio di Volturo, di Aguraga, di testa all'indietro per Ragni. Ragni ancora per Di Aguraga, che riparte dalle retrovie. Di Aguraga allarga il gioco sulla destra per Marco Baldan. 24 minuti, quasi 25 della ripresa. Negro porta avanti palla. Garufo si trova due calciatori avversari davanti a sé, deve cedere all'indietro per Baldan. Ancora Negro, la finta di Negro che serve poi Garufo, ancora per Negro, limite dell'area di rigore, tutto chiuso. Michael Negro tenta la sortita offensiva, non si chiude il triangolo con Fabio Mazzeo, poi arriva il tiro di Nicola Russo, il pallone in calcio d'angolo, calcio d'angolo questa volta dalla sinistra, dalla porta difesa da Volturo, calcio d'angolo affidato al destro di Ciccio Corapi. Parte Corapi, pallone sul secondo palo, di testa chiosa tutto solo, non riesce ad indirizzare verso la porta di Volturo. C'è una posizione comoda di battuta quella di Chiosa, forse non si aspettava che il pallone arrivasse proprio lì. Sì, probabilmente non si aspettava di essere lì in quella posizione dell'area di rigore, libero di battere tranquillamente a rete. Ha pensato bene di dar manforte ai suoi colleghi di reparto, anche se dell'altra formazione, a spedire il pallone oltre le linee perimetrali. Stanno per entrare in campo Gavilan e Andelkovic nella nocerina per questo scorcio finale di partita. Ultimo quarto d'ora, mister Lauteri gli riserva questo match amichevole, ricordiamo, Nocerina Melfi, 1-1 il risultato al 26esimo minuto della ripresa. Bruno in avanti per Corapi, Corapi per Michael Negro, Negro allarga il gioco sulla destra per Mazzeo, Mazzeo il pallone sul sinistro, pallone orizzontale per Garufo che entra in area di rigore e balla battuta, forse il siglare il gol del 2-1 per la Nocerina. Francesco, forse Mazzeo non voleva servire proprio Garufo sulla corsa, perché il pallone era decisamente forte e teso, però Garufo ha saputo ben controllare un pallone difficile e poi battere proprio sotto le gambe Volturo da posizione anche defilata. Probabilmente non voleva passarglielo, lo ha proprio minacciato, devi segnare, gliel'ha buttata addosso. Garufo si è trovato quel pallone all'interno dell'area di rigore, ha spiazzato letteralmente il numero uno della squadra lucana e quindi la Nocerina è passata in vantaggio. Nel frattempo escono Ciccio Corapi in luogo di Gavilan, è entrato anche Andelkovic al posto di Diaguraga. Ovviamente la Nocerina deve far minuti a chi ha giocato poco in questo campionato. Pallone, l'azione che riprende dal centro. Ovviamente ridiamo perché l'arbitro Benevento si è fatto una bella porzione di campo per andare a spazzare una bottiglietta che era rimasta dopo i vari rifornimenti sul rettangolo di gioco. Praticamente ci dà un calcio e colpisce, mi sembra, Gavilan, quindi questo ha suscitato l'ilarità della tribuna della Nocerina. Sì, l'unico scatto dell'arbitro Benevento per colpire una bottiglia che a sua volta ha colpito un calciatore della Nocerina. Ovviamente si scherza ed è partito un sorriso di scherno qui dalla tribuna e anche dalla tribuna stampa. Grande, grande prof Benevento, che salutiamo con affetto. Il rinvio lungo di Ragni, Gavilan di testa va a saltare, anticipato, poi Bruno recupera il pallone, sventaglia sulla sinistra alla ricerca di Nicola Russo, che mette giù un buon pallone, arriva anche Lettieri per vie centrali, Nicola Russo prova a servirlo, difesa del Melfi che libera con Volturo, Chiosa alla caccia del pallone, lascia che lo stesso termini in fallo laterale, poi va là, si occupa della battuta Russo, il pallone di ritorno per Chiosa, palla dentro per Lettieri, Chiosa, anzi chiedo scusa Russo, Negro dentro per Chiosa, si gioca nello stretto, Michael Negro riesce a tenere un buon pallone in campo, poi in orizzontale serve praticamente il Melfi che riparte con Signorelli, che però si complica la vita, il pallone di Signorelli indietro per
Locci, Cuomo, pallone dentro, Chiosa come può, mette il pallone in fallo laterale anticipando il numero 13 Conte. Melfi praticamente che sta giocando con un 4-2-4 in questo finale di partita, alla ricerca di un pareggio che farebbe comunque morale contro una squadra di un'altra categoria. Morale per il prosieguo dei Bagni probabilmente. Garufo sulla pressione di Signorelli che ne ha ancora, riesce a ben destreggiarsi. Lettieri, Russo, Lettieri, poi Chiosa sulla sinistra, ancora per Lettieri, posizione di playmaker, addirittura Negro nel cerchio di centrocampo, probabilmente in tre anni l'avrà visto 3-4 volte il cerchio di centrocampo Michael Negro, arretrando a prendere palla. Cioè confortante comunque dopo un 70 minuti di gioco dire che c'è la gamba. Negro ben imbeccato in aria, fermato bene da Locci che poi si riesce a guadagnare anche un fallo laterale. Francesco, abbiamo scherzato sul fatto che Negro ma non è mai stato così tanto propenso ad arretrare alla ricerca del pallone, quindi vuol dire che ne ha il calciatore ex Torino. Sì, lascia ben sperare questa prestazione odierna di Michael Negro. Dobbiamo dire che Gaetano Auteri lo aveva detto in conferenza stampa circa una ventina di giorni fa, ritroveremo un Michael Negro in una forma importante, un Michael Negro che servirà sicuramente in vista dei playoff. Ovviamente siamo arrivati ai playoff, sembra tutto giusto quello detto dal mister Auteri. Ovviamente chi più di lui può conoscere le condizioni dei propri calciatori, facendo anche ammenda in quell'occasione, confessando tra virgolette per la prima volta che forse l'impiego dello stesso calciatore sia nella partita contro la Paganese che contro il Melfi era stata una forzatura, contro l'Avellino chiedo scusa, era stata una forzatura. Tanto non c'è niente, giostra palla nelle retrovie, Gavilan dalla destra, non si chiude il triangolo con Mazzeo, poi Gavilan recupera palla forse fallosamente con un braccio, l'arbitro lascia correre. Ottimo il lancio di Bruno sulla sinistra per Russo. Russo che prova un controllo che forse va oltre le proprie possibilità. Pallone che si allunga fra le braccia di Volturo. Tanto il Melfi a gestire palla con D'Angelo. Signorelli sulla sinistra a qualche metro davanti a sé, prova a sfruttarlo Signorelli, Garufo gli si fa incontro, Signorelli si accentra, poi serve per vie centrali Lombardi, pallone per Conte sulla sinistra, pallone indietro per Sgambato, per D'Angelo chiedo scusa, palla dentro, Baldan di testa allontana la minaccia solo per un attimo perché recupera palla Signorelli e si guadagna anche un fallo laterale il calciatore del Melfi con il numero 10, pallone in avanti per l'autore del momentaneo 1-1 Simeri, all'indietro del pallone per Cuomo, ancora all'indietro per Benci. Benci lancia sul secondo palo alla ricerca di Signorelli, pallone irraggiungibile da parte del numero 10 in maglia gialla. 33 minuti della ripresa, Nocerina 2, Melfi 1, Andelkovic, Lettieri, poi Russo, ancora il pallone all'indietro per Milan Andelkovic. Pallone in avanti per Russo, ancora per Lettieri, Bruno in verticale per Mazzeo, Melfi che sembra leggermente allungato, palla dentro ancora per Mazzeo che va al taglio ma meglio di lui fa il numero 3 D'Angelo che lo chiude anche in maniera elegante. Poi ancora Nocerina in possesso del pallone con Gavilan all'indietro per Garufo, ancora Gavilan che vince un contrasto, Gavilan all'indietro per Alessandro Bruno in orizzontale per Lettieri, Lettieri per la corrente, Chiosa sulla sinistra, ancora Lettieri, Nocerina che tiene palla, Bruno in avanti per Gavilan, limite dell'area, palla dentro di Gavilan per Mazzeo, recupera palla il Melfi con Signorelli, pallone all'indietro per Benci, in avanti per Lombardi, ha puntato, pallone messo fuori poi da Signorelli, lo stop difettoso di Lettieri, riparte il Melfi, Andelkovic
su Simeri, recupera la palla Anderkovic in maniera fallosa il calciatore sloveno della Nocerina. Sì, in maniera fallosa in questa occasione lo sloveno di casa Nocerina. Nel frattempo entra con la maglia numero 18, con un fisico importante, imponente, il calciatore Croce per il Melfi. Probabilmente, visto il colore differente del pantaloncino, potrebbe addirittura trattarsi del secondo portiere. Non riusciamo a riconoscere i calciatori, ovviamente, del Melfi. Guarda Francesco, ti dirò di più, per quanto riguarda pantaloncino e calzettoni mi sembra l'allestimento che la Givova ha riservato per la Nocerina, se non mi sbaglio, quindi può essere anche, ho un piacere che il magazziniere Oliva ha fatto al Melfi, oppure un calciatore proprio della Nocerina. Intanto riparte la Nocerina, Gavilan in orizzontale per Michael Negro, al limite dell'area Negro, pallone sul sinistro, non riesce a servire Fabio Mazzeo. Dicevo, forse, ti ripeto, Croce potrebbe anche essere un calciatore delle giovanili della Nocerina, a questo punto lo chiedo a te. Probabilmente sì, nel frattempo la Nocerina guadagna un calcio di punizione da posizione interessante. Questa volta sarà Michael Negro, a mio avviso, a provare il tiro verso la porta di Volturo. Speriamo. Anche se Croce lo porta come classe 86, quindi non credo. Guardandolo non sembra un ragazzo classe 86, ovviamente. Ci informeremo su questo particolare. Tanto calcio di punizione da posizione interessante per la Nocerina, sul pallone Fabio Mazzeo, è la sua posizione preferita, infatti si sono allontanati tutti dalla sfera, probabilmente proprio il calciatore ex Salernitana e Frosinone andrà alla battuta. Questo tiro libero, diciamo così. Parte il fischio dell'arbitro, parte Mazzeo, il pallone che supera la barriera e si va ad insaccare all'incrocio dei pali alla sinistra di Volturo. Mazzeo che porta a tre le marcature rossonere e si eleva un coro proprio per Mazzeo dalla tribuna. Probabilmente avrà detto a Michael: questa è la mia posizione, riservo a te qualche opportunità durante i match che contano, fammi segnare. Ed è stato di parola. Michael Negro si è allontanato, Fabio Mazzeo ha messo il pallone, un pallone imparabile per Volturo, 3-1 per la Nocerina quando siamo giunti oramai al 37esimo della ripresa. Sgoccioli di questa amichevole fra Nocerina e Melfi, la doppietta di Mazzeo porta a 3 le marcature della Nocerina. Tanto Melfi alla ricerca della manovra, intanto Negro il tiro di prima intenzione da distanza siderale, pallone che termina sul fondo, e anche il voler provare quando dopo quasi 90 minuti di gioco, il voler provare queste soluzioni denotano una certa lucidità. Intanto, infatti, il numero 18 è Livio Bruno, sembrava un calciatore non proprio distante dal parterre rossonero, ovviamente ci ha tratto in inganno con quella maglia gialla addosso. È Livio Bruno, il calciatore arrivato a gennaio in casa rossonera. Ci avevamo azzeccato, quindi avevamo indovinato la marca dei pantaloncini. Recupera palla il Melfi sul rinvio dalle retrovie della Nocerina, il no look di sì, non sembra calciatore 86. Melfi che prova a farsi vivo in attacco, Conte al limite dell'area, Conte la frenata, pallone dentro, Anderkovic di testa ad anticipare Lombardi N, poi Chiosa sulla sinistra per Russo, pallone in verticale per Mazzeo, in surplus Mazzeo, serve sulla corsa proprio Nicola Russo che viene anticipato però dalla difesa del Melfi, viene fuori Lombardi A. Palla al piede, servendo sulla sinistra Angelo che si accentra, fermato da Gavilan, ancora il Melfi in possesso del pallone con Lombardia. D'Angelo sull'out di sinistra, pallone orizzontale per calciatore della Nocerina in maglia gialla Bruno.
pallone in avanti per Signorelli, fermato da Garufo. Gavilan, Bruno Garufo che allarga il gioco sulla sinistra per Randerkovic. Si attende un minuto, da un momento all'altro, il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Dopo 39 minuti e 30 secondi praticamente si è giocato per 80 minuti questa amichevole, amichevole che termina con il risultato di 3-1 per la Nocerina. Al gol di Mazzeo ha risposto al terzo minuto, ha risposto Simeri al 43esimo, poi Garufo servito da Mazzeo e proprio lo stesso Mazzeo sul calcio di punizione al 36esimo hanno portato il risultato sul 3-1 finale. Francesco, note positive di questo match: un Michael Negro decisamente in palla e un Fabio Mazzeo che ha comunque anche quest'oggi deliziato la platea con le sue giocate. Probabilmente la gente accorsa quest'oggi allo Stadio San Francesco era venuto per vedere all'opera Michael Negro non li ha delusi. Buona il suo ritorno in campo, una buona prestazione. Ovviamente poi Fabio Mazzeo ha fatto valere la sua genialità e i suoi tocchi fini per decidere il match, una Nocerina che comunque ha meritato nei confronti del Melfi, un Melfi che non si è risparmiato, ovviamente è stato un buon partner per questa amichevole in vista dei playoff per la Nocerina di Gaetano Auteri. Che dire, dallo Stadio San Francesco è tutto, vi diamo appuntamento per i video settimanali che possiamo su Nocerina Channel abitualmente, per questa lunga settimana che ci porterà alla sfida playoff con il Latina. Diamo appuntamento proprio anche ai video che saranno postati per la partita Nocerina-Latina, una lunga settimana di passione e ovviamente un saluto da Carmine Picella e da Francesco Cuomo.